Sono due aree che interessano la Regione Abruzzo, vi saranno altre aree da qui a qualche tempo con altre delibere che vanno trattate in maniera diversa, una sorta di vertenza Abruzzo, anzi saranno le prime due aree che noi metteremo all'interno del patto per lo sviluppo per portare la vertenza Abruzzo a livello regionale. Con queste due delibere solleciteremo il Ministero dello Sviluppo economico affinché si porti a soluzione, a compimento quegli accordi di programma quadro per la Valle Vibrata e quei protocolli di intesa già stipulati per la Valle Peligna da qualche anno a questa parte. Nel frattempo la Regione Abruzzo ha rimodulato i fondi FAS 20 milioni di euro per la Valle Peligna e sta rimodulando per quanto possibile parte dei fondi PORFERS per quelle imprese che hanno subito i danni dall'alluvione area Val Vibrata.